Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi andiamo davvero a vedere il come realizzare. Il come fare vuol dire dare sfogo alla propria creatività. E spesso ci chiedete sempre di poter trovare nelle vostre realizzazioni di borse, fondi, manici, tracolle, patelle nella stessa tinta per poter creare la vostra borsa personalizzata nel modo più corretto possibile. E andiamo a vedere cosa ha studiato Tessiland per voi. Parliamo adesso della linea che Tessiland ha voluto creare apposta per le nostre creative, gioco di parole, per potervi dare la possibilità di realizzare il vostro set borsa o la vostra borsa con il pandan più bello e vicino possibile, dandovi delle alternative sia per i fondi che quanto riguarda anche le chiusure. E come vedete, e da qui si vede, ora lo vedremo anche meglio un pochettino nel dettaglio, che sono tutte realizzate con la stessa tonalità di similpelle e quindi vi dà la possibilità di poter scegliere i fondi, i manici, le chiusure, proprio per darvi l'utilizzo totale, la bellezza totale della vostra borsa con il giusto colore. Ma vediamolo per bene in ogni articolo. Ad esempio, abbiamo, le sposto un secondo, avete i vostri manici, dove Tessiland adesso sta cercando di elaborare altri manici e come vedete sono nella tonalità tortora che potete tranquillamente abbinare alla tracolla, ma c'è di più, il famoso Reggianelli che serve appunto per i manici Circle, dove potete inserire questi Reggianelli, avranno la stessa tinta, lo stesso colore dei manici. Ma non si è fermata qui, e allora abbiamo voluto creare una patta con la calamita. Non vi piace la patta e allora vi è solamente la calamita, sempre come vedete in tonalità tortora. Mi piace la patta ma non vorrei questa, ne vorrei un'altra, e quindi noi abbiamo inserito anche altre tipologie di patte, oppure il nostro famoso vintage con la chiusura a girello, che sempre nelle tinte che voi troverete in tutti i fondi. E adesso infatti vediamo anche i fondi, dove c'è il fondo circolare, poi abbiamo le misure più piccole, che questa dovrebbe essere la famosa 21x8, che serve appunto per poter fare le pochette più piccoline. Poi c'è la borsa un po' più grande, questa serve per fare una borsa un po' più capiente, ed è la 28x17. L'intramontabile, questo è un 27x12. Il famoso 30x10, questa è un po' la misura più utilizzata da tutti. E poi abbiamo anche la parte ovale, quella più grandicella, che è la 36. Come avete visto, sono tutte in tinta, perfettamente in tinta, con tutti i vostri prodotti. Se avete bisogno di fare, abbiamo il set, diciamo così, vintage, ma io ho bisogno di metterci all'interno, ci voglio mettere il fondo. Perfetto, prendiamo il nostro 30x10 e inseriremo il nostro fondo. Però non mi piace portarla così, io avrei bisogno di un'alternativa. E quindi ci mettiamo la tracolla. Ma oltre alla tracolla vorrei qualche altra cosa, e ci possiamo mettere anche un altro manico. Sì, però io vorrei chiuderla in un modo diverso, e allora noi leviamo tutto questo e abbiamo le nostre zip. Come vedete, c'è tutto il possibile per poter realizzare il vostro set personalizzato in tinta che solo Tessiland vi dà. E quindi abbiamo visto che abbiamo il set, abbiamo il fondo, abbiamo le zip, le tracolle, ora ci vuole solo la vostra creatività.
Come vedete, Tessiland vi dà la possibilità di essere sempre le più creative, sempre quello di poter dare il miglior prodotto come voi ci chiedete. E se questo video vi è piaciuto, io vi dico sempre: mettete un like, azionate la campanella, iscrivetevi al canale e per il resto ci vediamo al prossimo tutorial con le vostre idee. Ciao!